Buonasera da Polsko News, periodico di inchieste antimafia. Questa sera vogliamo parlarvi di rifiuti, dell'ultimo annuncio del ministro dell'Ambiente Clini che a fronte della crisi che c'è nelle discariche di Malagrotta di Roma ha intenzione di distribuire i rifiuti della provincia di Roma. Su tutte le province del Lazio, compresa la Ciociaria. Ecco, cosa dobbiamo dire di fronte a questo annuncio? Che sicuramente non è accettabile una cosa del genere. Se la nostra provincia, diciamo, avesse una situazione diversa, avesse un assetto, diciamo, politico, diciamo, moderno, funzionale, avesse degli ospedali che funzionassero, avesse altri servizi pubblici che funzionassero all'altezza di un paese democratico, di un paese europeo, potremmo accettare questo sforzo. Ok, a Roma hanno questo problema, ce ne facciamo carico un po' tutti, e agisce, diciamo, il senso di solidarietà delle altre province. Ok, ci sta bene. Ma in questa situazione in cui c'è una politica che è romacentrica, che vede le province soltanto come una sorta di colonia, che comunque dove questa politica romana spendacciona, abbiamo visto con le recenti vicende della Regione Lazio, gli scandali da Fiorito ad altri esponenti, beh, insomma, ditemi voi se possiamo accettare una cosa del genere. La nostra provincia comunque ha grossi problemi ambientali. Ricordiamo i veleni della Valle del Sacco, ma non solo, le tante discariche disseminate, piccole e grandi che siano, soprattutto nelle aree industriali dismesse. Abbiamo un settore industriale e produttivo che è fortemente in crisi. Accettare questo ulteriore sforzo, soprattutto quando si parla di ciociaria, viene in mente l'impianto di Col Felice, che diciamo che insomma, l'impianto di Col Felice, insomma, già arrivano troppi rifiuti di ogni genere. Abbiamo pochi comuni che fanno raccolta differenziata, non abbiamo sul territorio imprese che comunque vanno poi dopo a riciclare, a recuperare tali rifiuti, non abbiamo imprese specializzate che possono lavorare la plastica, il PET, la carta e i materiali ferrosi. Ok? Abbiamo tutto il settore, diciamo, della lavorazione dei metalli che è comunque fortemente in crisi. Sappiamo la situazione di Colleferro. Allora, cosa vuol dire adesso qui accollarci tutti i rifiuti della provincia di Roma? Cosa vuol dire accettare altro degrado, altro inquinamento, altri problemi? Camion che già girano per la ciociaria, colmi di rifiuti, e ci dobbiamo vedere questi rifiuti di Roma, sappiamo cos'è Malagrotta, insomma. Vogliono creare altre Malagrotte qui, visto che non hanno avuto la forza di risolvere questo problema a Roma. Roma è una città che non ricicla, Roma, capitale d'Italia, non ricicla. Quindi ce la dovremo accollare noi? Ditemi voi se possiamo, già siamo fortemente in crisi, se possiamo accollarci questo ulteriore problema. Noi a questa proposta di Clini diciamo fortemente no. No, non è possibile accettare un discorso del genere. Ci dicono, vabbè, è una situazione emergenziale, è momentanea. Sì, ma qui molte discariche, da provvisori poi sono diventati definitivi. Abbiamo visto cosa è successo, cosa succede nella vicina Campania. Allora vogliamo trasformare il Basso Lazio in una sorta di Campania? Noi non accettiamo questo discorso. Caro ministro Clini, trova altre soluzioni. La sociaria ti dice no. E sia ben chiaro questo concetto. Ok, penso per questa sera abbiamo parlato abbastanza di questo problema. E a risentirci al prossimo notiziario. Di nuovo buonasera da Volsco News, periodico di inchieste e antimafia.